Ugo Mattei, ti sei schierato, con le associazioni che si battono affinché non riapra lo zoo a Torino. In effetti è una cosa molto triste perché se pensiamo che 30 anni fa ha chiuso lo zoo dopo infinite migliaia di proteste da parte di tutta la popolazione, i cittadini torinesi che non sopportavano più di vedere gli animali in gabbia, sofferenti, depressi, adesso c'è il pericolo che si riapra lo zoo. Cosa ne pensi? Quello che devo pensare, lo dissi durante la campagna elettorale delle elezioni municipali, era stato certamente un'operazione dettata unicamente da esigenze di cassa, su una visione cinica e miope dello sviluppo di questa città, con un'artata, come dire, operazione di nascondimento dei beni comuni, di un parco bellissimo Certo. sulle rive del fiume che è stato tenuto chiuso apposta per anni e anni in modo che le persone se lo scordassero. E una è stato lasciato apposta al degrado, bastava buttare giù un muretto e fare una normale manutenzione e quel posto non sarebbe stato perso. Si è fatta questa operazione, poi dopo in chiusura, in fretta e furia, l'amministrazione uscente ha firmato dei contratti. L'amministrazione entrante, che pure si era espressa in campagna elettorale in modo molto chiaro contro quel progetto, si è trovata con un pasticcio giuridico in mano, con dei contratti firmati e dovrebbe avere del coraggio. Dovrebbe avere del Dovrebbe avere coraggio, del coraggio esatto. perché comunque io adesso non ho visto naturalmente le carte, non ho idea di quale ordine di soldi stiamo parlando per le penali e quant'altro, ma io credo che da giurista penso che non sia assolutamente pensabile che un'amministrazione uscente possa contrattualmente mettere delle penali draconiane che vincolano la possibilità di azione amministrativa e di discrezionalità politica dell'amministrazione successiva. Questo sarebbe un vulnus alla stessa idea della successione delle maggioranze nel potere, alla successione della legittimazione nel produrre norme, perché tu avresti comunque allora un'amministrazione che nei propri 5 anni è in grado di vincolare per Infatti. sempre, per molto tempo, in questo caso stiamo parlando di 30 anni in cui questo luogo viene dato a questa società di sfruttatori, Sì, lo zoom, fondamentalmente degli certo. animali e dell'immagine degli animali che privatizza sostanzialmente, perché 30 anni, cosa volete, sono tanti Sì. proprio. Ecco, questa cosa qui giuridicamente io credo che non stia in piedi, per cui se un'amministrazione davvero volesse avere del coraggio farebbe un atto amministrativo in cui sfida la situazione e potrebbe perfettamente, io credo, negoziare con questi signori di Zoom, perché un'amministrazione importante, una città importante come Torino, ha certamente dei modi di Chiaro. iniziare una trattativa trovando delle compensazioni, trovando degli altri tipi di soluzioni che possano soddisfare quelli di Zoom e nello stesso tempo restituire alla cittadinanza il parco. Io penso che non sia detto che ciò non succeda, ho detto più volte che 6 mesi di amministrazione di una città non sono sufficienti per poter dare una sentenza definitiva su una certa amministrazione, il tempo è necessario per capire le cose, io mi auguro che si faccia uno sforzo in buona fede per cercare di risolvere questo problema. Sarebbe un grande regalo, oltretutto la sindaca è giovane, da una bambina piccola che ha appena Certo. compiuto 1 anno a cui facciamo gli auguri, sarebbe un bellissimo regalo che lascerebbe alla sua bambina, quella di dare un parco nel centro della città che rimarrebbe per sempre, che sarebbe aperto a tutti. E io credo che conoscendo un po' la sindaca e sapendo come la pensa, questo starebbe nelle sue corde. Quindi mi auguro che trovi la forza, il coraggio e la volontà di Ti farlo. ringrazio, queste sono parole che condivido pienamente e penso che hai toccato proprio le leve giuste.